Questa domenica celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo e Gesù che dà il mandato: andate in tutto il mondo e ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La nostra vita è una vita nuova perché un giorno il nostro papà e la nostra mamma ci hanno portato in chiesa per ricevere il battesimo e siamo stati immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La vita divina è entrata in noi. In quale Dio crediamo? In Dio che è uno e che è trino. Uno nella sostanza, trino nelle persone. Sant'Agostino diceva che il Padre è l'amante del Figlio, il Figlio è l'amato del Padre e lo Spirito Santo è l'amore. Ricordo da piccolo il catechista accendeva tre fiammiferi e diceva: «Cosa vedete? Vedete tre fiammiferi, tre fiamme?» E la nostra risposta era sì. Poi le avvicinava e diceva: «E cosa vedete adesso? Una sola fiamma». Ecco, Dio è uno e trino, questo è un mistero, non si può spiegare e ogni esemplificazione è insufficiente. Ma è bella la nostra vita perché è stata innestata in Dio, in Lui siamo stati battezzati, la vita di Dio è in noi. Ma perché Dio vuole essere in noi e vuole che lo crediamo e che lo amiamo? Per essere felici, per essere nella gioia. Perché è Lui l'unico bene di questo cammino terreno e l'unico bene che troviamo dopo questa vita. Che tutta la nostra vita allora sia ogni giorno una lode alla Santissima Trinità. Buona festa della Santissima Trinità, buona domenica e buona settimana.